Perché avete aderito a questa iniziativa? Perché mi pare doverosa. Non ho apprezzato il tono del sindaco circa il modo in cui affrontare una questione grave come quella della povertà e dei mendicanti. La prima cosa è che non dobbiamo intralciare né il traffico né il passaggio della gente che sta lavorando. È stata una cosa assolutamente spontanea e non premeditata. L'errore di fondo per un neo sindaco sia quello di pensare che la città di cui è sindaco debba assumere l'immagine del suo credo politico. E Padova è qualcos'altro. Nessuno nega che ci sia un problema di ordine pubblico e nessuno nega che ci sia anche un problema di racket di coloro che lucrano su questo fenomeno. Si possono fare tanti discorsi, io ne ho visti tanti su Facebook in questi giorni, è tutta colpa del racket, è tutta colpa, era la giustificazione, no, che stava dietro la mossa di Pittonci, però se vuoi colpire quelle cose puoi andare un po' più a fondo che non colpire l'ultimo ramo. Ci sarà anche il racket, però allora si combatte più in alto il racket, si combatte, allora non si sperano sbagliare i mendicanti. Vietare l'accattonaggio non è sbagliato, perché l'accattonaggio non è l'accattone classico di tradizione antica. Che il teatro è nato con la strada. Se avessero regolamentato allora gli artisti di strada, non avremmo il teatro. Ogni strada, ogni luogo, spazio libero è comunque un posto dove un artista di strada può stare. Io vorrei che Padova fosse innanzitutto molto più libera, molto più aperta, che esprimesse le potenzialità che non ha mai espresso, e non mi sto riferendo soltanto alla giunta attuale. Cioè, purtroppo Padova ha mille potenzialità, è una città universitaria che culturalmente non è mai riuscita a realizzare. Mi piacerebbe una città aperta anche a livello internazionale, sicuramente accogliente. Il difficile sta proprio nell'affrontare la parte di Padova che ha appunto votato, che ha espresso un voto per Pittonci. Perché io non penso che tutti loro si riconoscano in questo mondo di polarità, in questo mondo di contraddizioni insolubili. Sarebbe bello poter dire che finiamo qui, ma in realtà ho il timore che per i prossimi 4-5 anni, se non è di meno, saranno altri 5 anni, ci toccherà provare a intervenire in questa maniera più e più volte, mi sa. Se dovremo fare un lavoro per far crescere Padova tutti insieme in questi anni, sia proprio un lavoro di dialogo costante. È una cazzata. Bisognerebbe fare invece una manifestazione contro il mese di agosto. Perché? Perché non ha nulla di augusteo.